stampa imbavagliata, il vero articolista è il lettore. Egli deve leggere tra le righe, dalla Rivoluzione Liberale. Pietro Gobetti muore il 15 di febbraio del 1926 a Parigi a causa delle lesioni riportate dai pestaggi fascisti. Ho capito che comunque qualsiasi guerra corrompe, anche se è una guerra di liberazione, anche se è animata da un ideale. Ho capito che puoi avere gli ideali più nobili del mondo, ma alla fine quello che resta sono solo i vecchi giochi cinici del potere. Il sapore del sangue, il gusto della vittoria, l'umiliazione della sconfitta. Ho capito che al mondo nessuno è innocente. Da Diario della Settimana, 27 agosto 2004, Enzo Baldoni, ucciso in Iraq, attorno al 24 agosto 2004. Luogo e data sono ancora incerti. Sono immagini di guerra, una guerra non dichiarata, ma non per questo meno spietata e crudele. Sulla guerra civile in Somalia, 1992, tratto da Ilaria Alpi, una donna, la sua storia. Ilaria Alpi, insieme a Miran Rovatin, furono ammazzati in Somalia il 20 marzo 1994. Buonasera, io sono Pasquale D'Alessio, sono il presidente dell'associazione Ilaria Alpi, Comunità Aperta di Riccione. E grazie per essere qui, grazie a chi ci ospita. L'associazione Ilaria Alpi, Comunità Aperta, ha incontrato Ilaria Alpi nel luglio del 1994. L'ha incontrata e ha abbracciato, ha preso questa storia e ha creduto opportuno che questa storia diventasse una storia importante, no? Da non dimenticare. Da allora, e sono 12 anni, che ogni anno, nei primi giorni di giugno, a Riccione, noi celebriamo il premio giornalistico e televisivo dedicato per l'appunto a Ilaria Alpi. Il presidente del premio è il giornalista Moretti e il premio giornalistico televisivo dedicato a Ilaria Alpi vuole essere un momento continuo per non dimenticare, per essere presenti e attraverso la storia di Ilaria Alpi stare vicino a Giorgio e Luciano Alpi. E questa mostra, anche se non sono tutti rappresentati, documentati, i martiri, le persone, i giornalisti, uomini e donne che hanno lasciato la vita, è un momento per noi importante proprio per stare dentro e per essere presenti quel giornalismo che non muore mai. Grazie a tutti. Io passo la parola al sindaco Sergio Cofferati. Grazie per la sua presenza. Grazie, sono contento di portarvi il saluto della città. E sono molto contento che venga ospitata qui questa mostra molto semplice nel suo allestimento, ma che ripropone non soltanto ai cittadini e alle cittadine bolognesi, soprattutto ai tanti ragazzi che quotidianamente transitano sotto questi portici, perché qui vengono a svolgere la loro attività di studente. Sono contento per il messaggio che porta e che lascerà, quello di ricordare attraverso dei giornalisti, persone politiche come in fondo erano Gobetti e Amendola, che pure svolgevano quella professione, che sono morti perché
o la guerra o i loro avversari hanno cercato di impedirne la normale attività. Il vostro lavoro, parlo ai giornalisti presenti, gli altri sono fruitori della vostra attività, è un lavoro sempre molto difficile, siete chiamati a informare, a commentare, a farlo con sapienza e con equilibrio. Proprio perché è un lavoro difficile, a volte diventa anche estremamente delicato, perché non tutti accettano che l'informazione sia libera e che si sappia quel che succede nel mondo, quello che fanno i potenti e non solo. E allora c'è questo tentativo di costringere i giornalisti a svolgere malamente la loro attività, di togliere loro libertà. Il lavoro dell'informazione, della corretta informazione, è fondamentale in qualsiasi democrazia, lo è ancora di più quando la democrazia è fatta di tanti livelli diversi che si intersecano e che a volte, per funzionare nel migliore dei modi possibile, hanno bisogno di tempestività nell'informazione, di trasparenza nel lavoro dell'informatore, di efficacia nel messaggio dell'informatore. E allora quello che voi definite il lavoro più bello del mondo diventa anche il lavoro più difficile. Ma per questo dovete sentire intorno a voi l'attenzione positiva e, quando necessario, anche la solidarietà della comunità nella quale lavorate. E bisogna che le regole che definiscono il vostro lavoro siano rispettate. Per regole penso alle norme della Costituzione, penso ai necessari processi di democrazia e di dialettica anche nel mondo della comunicazione e dell'informazione. Penso a tutto ciò che andrebbe evitato, la limitazione, le concentrazioni che generano limitazione, gli atteggiamenti che producono difficoltà nello scrivere, difficoltà nel comunicare il vero. Io sono convinto che chi passerà di qui e si fermerà a guardare i pannelli di questa mostra tornerà con la mente a persone diversissime tra di loro. Avevano come unico elemento comune appunto quello di essere giornalisti. Ci sono storie importanti, storie più semplici dietro ognuno di questi cartelli. Quel che conta è che queste storie non vengano mai cancellate, non vengano oscurate, come è stato fatto per il lavoro delle persone che hanno vissuto queste storie. E spero davvero, ma ne sono convinto, che i ragazzi che passeranno di qui troveranno una ragione di curiosità in più, quelli che queste storie non le hanno ancora conosciute adeguatamente, e un ritorno di memoria positivo a quelli che invece sono informati, sanno di che cosa si tratta. Mi piace darne atto al comitato che ha scelto di intitolarsi a Ilaria Alpi e all'Ordine dei giornalisti, alla Scuola di giornalismo di Bologna e al Dipartimento della comunicazione dell'Università. In fondo sono organismi diversi tra di loro, anche per funzione di rappresentanza, ma che hanno un obiettivo comune, che è quello di fare formazione, di svolgere attività professionale, di dare certezza nella comunicazione e nell'informazione, esattamente come era intenzione delle persone che sono state uccise o che sono morte per le violenze e che hanno visto così interrotto il loro apprezzato e importante lavoro. È molto utile che organizzazioni diverse si uniscano per trasmettere questo ricordo. Io credo che sia molto bello, non solo come scelta simbolica, quella di fare riferimento a delle persone che si sono sacrificate o sono state uccise nello svolgimento della loro attività. Anche questo esercizio della memoria aiuta, come loro ci chiederebbero se fossero qui, a fare nel migliore dei modi il nostro lavoro quotidiano. Dunque, per questa ragione che sono particolarmente felice di inaugurare insieme a voi questa mostra, e sono convinto anche che sia stato scelto il luogo giusto. Incrociare subito il rapporto tra questi temi e la vita quotidiana dei ragazzi che studiano
è una scelta efficace, non strumentale, giusta ed efficace, e sono convinto che darà i frutti meritati. Grazie. Allora, prima di passare la parola, volevo dirvi che questo è l'inizio di una serie di manifestazioni, di incontri, di conferenze che si terranno nella città di Bologna, e il 6 di dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13, qui nell'aula Prodi, il 6 di dicembre ci sarà un seminario, l'informazione e la mafia, dalle 9.30 alle ore 13. Il 13 di dicembre invece alle ore 21 presso la Sala degli Atti, Palazzo del Podestà, il giornalismo d'inchiesta. Dopo avremo un altro appuntamento il 15 di dicembre alle ore 18.30 qui San Giovanni in Monte, Logri e la lotta alla mafia. Quale ruolo per l'informazione? Siete tutti invitati. Adesso chiamerei il sindaco di Locri, Carmela Barbaro. Carmelo, mi scusi. Solo due parole, solo per ringraziare di questa iniziativa che prevede anche un coinvolgimento dei ragazzi in un momento molto delicato, non solo per Locri ma per tutta la Locri della Calabria. Sapete tutti che c'è stato un omicidio particolare, l'Andrangheta ha alzato il tiro, è stato ucciso a Locri il 16 ottobre il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, e in questa vicenda c'è stata quella che io definisco la vera novità legata a quello che è accaduto dopo l'episodio. Ci sono molti giovani studenti dei licei di Locri, delle altre scuole della Locri, che si sono particolarmente distinti con degli slogan che non si erano mai sentiti, con degli striscioni che non si erano mai scritti e mai letti, quindi una vicenda nuova che li ha portati anche all'attenzione nazionale. C'è una grande solidarietà in generale rispetto all'episodio e c'è una grande attenzione, ripeto, verso questi studenti. Quindi è significativo che anche qui a Bologna, in occasione di una manifestazione particolarmente qualificata come questa, che ricorda tanti giornalisti che si sono spesi e hanno perso la vita per la libertà di stampa, anche i nostri ragazzi possano testimoniare quello che è il loro impegno nella lotta alla criminalità. Lotta alla criminalità che io dico che purtroppo agli albori, perché un effettivo contrasto, quantomeno in Calabria, rispetto all'attività dell''Ndrangheta non c'è mai stato. Può darsi che attraverso anche il coraggio di questi ragazzi, se tutti riusciamo a fare qualcosa di più, può darsi che si riesca nel tempo a debellare questo cancro che corrode il nostro tessuto sociale, che già è debole. Quindi io volevo rinnovare i ringraziamenti all'associazione, al sindaco di Bologna, all'università per questa possibilità di far parlare i ragazzi anche qui a Bologna, e spero di esserci anch'io il giorno 15. Grazie. Infatti ricordiamo che il giorno 15 alle ore 18.30 qui ci saranno i rappresentanti del movimento Ammazzateci Tutti, di cui poco adesso ci diceva il sindaco. E darei la parola al professor Roberto Grandi, prorettore Università di Bologna. Grazie. Grazie. Credo che le parole dette dal sindaco riescano a riassumere bene il senso di questa iniziativa e di questa apertura di mostra. Volevo scusare il magnifico rettore che non può essere presente, lo rappresento anche come docente di comunicazione del dipartimento che ha patrocinato questa iniziativa, per dimostrare come da una parte l'università, attraverso la scuola cui è presente il direttore, insegna a fare giornalismo, ma l'università deve anche utilizzare i giornali come testimonianza, come fonte,
e fare analisi, fare teoria e fare critica su quello che avviene, proprio perché il giornalismo deve vivere all'interno di una cornice che fa riferimento a un'etica che deve essere ben presente, che fa riferimento a una responsabilità sociale, nel senso che nessuno obbliga i giornalisti a fare i giornalisti, ci sono tanti altri mestieri che si possono fare, ma nella misura in cui si fa questo si ha una responsabilità sociale diversa, diversa dagli altri. Io credo che il senso di questa mostra profondo dimostri questo, e dimostra anche un'altra cosa a chi la visiterà, a chi la incontra per la frequentazione di questi portici, vedendo tutto questo, come ciò che unifica queste storie non sia tanto il fatto che si sono trovati in situazioni di guerra e hanno rischiato, quanto invece si sono trovati a fare il mestiere dell'inchiesta, come dice il titolo. Cioè fare l'inchiesta è fare qualche cosa che può essere pericoloso. E quindi si vede come ci sono delle situazioni di guerra esplicite, dove uno intuisce che ci sia un rischio maggiore, e però ci sono situazioni che riguardano la quotidianità della cronaca italiana, come si è detto precedentemente, in cui c'è una guerra di tipo diverso ma non meno pericolosa. Ecco, mi sembra che sia un momento di grande riflessione, siccome l'università, per quello che è anch'essa la responsabilità sociale che ha, che dovrebbe avere, è riuscire a raccontare queste cose, raccontarle anche attraverso un'occasione di questo tipo, è veramente importante, soprattutto attraverso gli approfondimenti che sono sempre appena stati annunciati, in cui sia giornalisti sia persone che riflettono su questa realtà possono assieme approfondirli. Quindi grazie al Premio Ilaria Alpi che ci ha dato questa occasione e che è sempre più presente in questi ultimo anno nella nostra città, cosa che ovviamente ci fa un grande piacere. Allora, prima di passare al dottor Angelo Varni, direttore Scuola Superiore Giornalismo Ilaria Alpi, volevo dirvi che il premio non vive solamente nella prima settimana di giugno a Riccione presso la Villa Lodifè. Noi da anni abbiamo aperto l'osservatorio Ilaria Alpi, e l'osservatorio raccoglie tutto il materiale video che arriva e che è arrivato in questi 12 anni del premio. Per cui, questo grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Riccione, della provincia di Rimini, che ci sostengono il premio Ilaria Alpi. L'ultima cosa è importante così dirla: il premio, ripeto, non vive solo nel mese di giugno, noi ad agosto e settembre siamo stati presenti, siamo andati, il premio insieme a Famiglia Cristiana, è andato Francesco Cavalli che è un promotore del premio, ed è andato in Somalia per andare a verificare, per andare a vedere, per andare a constatare cosa è successo, per andare a cercare la verità. Ecco, sono situazioni per cui è sempre a cuore la verità, è sempre davanti a noi l'idea della giustizia nei confronti di tutti i testimoni, di tutte le persone che sono qui a testimoniare il loro impegno e per Ilaria Alpi. Passo la parola al dottor Angelo Varni, direttore Scuola Superiore Giornalismo Ilaria Alpi. Grazie. Grazie a lei, che io devo ringraziare il premio Ilaria Alpi per questa occasione. Duplice il mio compiacimento in quanto direttore della Scuola di Giornalismo intitolata dell'Ilaria Alpi e poi docente in questo dipartimento che ospita così bene, e nel senso che prima ha detto il sindaco di Bologna, di possibilità di contatto con i giovani studenti, questa mostra. Un luogo questo pieno di storie, oltretutto, un luogo che è stato per lungo tempo anche prigione, dove sono stati imprigionati molti combattenti per la libertà e dove, come dice la lapide
fuori dal portone, sono stati liberati con un'azione di guerriglia dei GAP bolognesi, un luogo quindi pieno di ricordi e di passione e di partecipazione. Tra l'altro trascorse qua qualche settimana di prigionia anche Giorgio Morandi in quegli anni. Quindi un luogo che si carica di tanti significati e che trova ora questa rappresentazione grafica dei tanti illustri giornalisti e politici morti nel momento in cui hanno fatto la loro attività di inchiesta, di ricerca della verità, trova questo una possibilità di trasmettere alle giovani generazioni dei valori che sempre di più sono difficili da trasmettere in un mondo della comunicazione che è così importante nella nostra società, ma anche così frammentato, sfarinato, difficile da tenere insieme, difficile da garantire all'interno di questi valori che queste persone con il loro sacrificio rappresentano. Lo dico per esperienza, dovendo cercare, al di là di ogni retorica, senza affatto retorica, ma semplicemente facendo il dovere di organizzare la scuola di giornalismo, ve lo dico per esperienza, molto difficile riuscire, nonostante la trasmissione del modo di fare giornalismo, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, poi mantenere fermi questi valori nel momento stesso, poiché i giovani entrano in contatto con una realtà della comunicazione che non sempre, nonostante gli sforzi che l'ordine dei giornalisti fa, riesce a garantirgli questi valori. D'altra parte, la categoria dei giornalisti, non solo in Italia ma nel mondo, è una di quelli che più di tutti patisce la repressione della libertà. Ci sono statistiche, voi le sapete meglio di me, di migliaia di morti che regolarmente lasciano la vita proprio per testimoniare la loro, non solo bisogno di ricerca di verità, ma anche il loro voler stare dentro determinati valori di civiltà, di ricerca insieme agli altri di qualche cosa di più importante, di più profondo. Io posso solo garantire nel mio piccolo l'impegno che la scuola di giornalismo cerchi, tenda ad andare in questa direzione, non certo per far sì che gli allievi della scuola poi possano essere effigiati in qualcuna di queste lapidi, assolutamente, anzi per impedire che altri ce ne siano, senza però che si perda il significato alto del combattimento per la libertà e per la verità che questi hanno fatto. Grazie. Grazie. Dottor Gerardo Bombonato, Presidente Ordine dei Giornalisti. L'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna ha aderito più che volentieri a questa iniziativa per molti motivi, due sicuramente i principali, e innanzitutto per l'amicizia e per l'impegno che ormai da anni ci legano al premio Ilaria Alpi e agli organizzatori del premio Ilaria Alpi. Non a caso appunto abbiamo intitolato la scuola di giornalismo a Ilaria, presenti i genitori. L'altro motivo fondamentale è che questa galleria di, se eroi vi sembra una parola troppo grossa, questi testimoni della verità, direi che è fondamentale per l'ordine dei giornalisti, per tutta la categoria, proprio perché anche in questo paese oggi esiste un problema di libertà di stampa. Non lo dico così, può sembrare paradossale, ma lo diciamo noi, ci sguagliamo da tempo dicendo che ci sono molte cose che non funzionano e che bloccano la libertà di stampa, poi lo va a dire un comico come Beppe Grillo o Celentano, allora il problema esiste e si scopre che siamo al 78° posto nel mondo quanto a libertà di stampa. Non è un caso, credo, che lo stesso Presidente della Repubblica Ciampi in tutto il suo settennato abbia rivolto un unico messaggio alle Camere
e il tema era quello della libertà di stampa, invitando i giornalisti a tenere la schiena diritta. Se l'ha fatto, evidentemente un motivo c'è, se non ci fosse questo problema non l'avrebbe sicuramente fatto. Purtroppo dobbiamo dire che gli allievi di questa schiena diritta sono pochi e gli insegnanti ancora meno. Una galleria di testimoni della libertà di stampa, dicevamo, una galleria di quelli morti per la libertà dalla dittatura fascista, Gobetti, Amendola, i morti per la libertà dal terrorismo, penso a Casalegno, a Tobagi, e a questi bisogna aggiungere i morti in guerra, Maria Grazia Cutuli, Ilaria Alpi, Russo, fino a Baldoni, come ricordava D'Alessio, e soprattutto la lunga fila di morti per mano della mafia, alla quale questa mostra in buona misura è dedicata, proprio perché ci saranno dei convegni sul tema. È una galleria, l'ho già detto, piuttosto ristretta, andrebbe allargata, proprio anche in tema di mafia, penso a Giovanni Spampinato, a Cosimo Cristina, insieme a Mauro De Mauro, guarda caso tutti e tre giornalisti di quell'ora di Palermo diretta da Vittorio Nisticò, che ha dato un grande tributo di sangue per la libertà di stampa e nella lotta alla mafia. Però non voglio far polemica, qui non è la sede, non è il caso, però fatemi dire qualcosa, visto che siamo tutto organizzato dal Premio Ilaria Alpi. Qualche giorno fa ho letto con una certa indignazione un'intervista rilasciata dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Ilaria Alpi, l'ineffabile Carlo Taormina, che con il suo solito stile piuttosto greve e più adatto allo spettacolo che alle istituzioni, ha rilasciato delle dichiarazioni che mi hanno fatto rizzare i capelli, e cioè ha detto l'intervistatore, si è detto per la cronaca, era Lino Iannuzzi, scusate se faccio il giornalista, ha rilasciato parole assolutamente fuori luogo in bocca a un presidente della commissione d'inchiesta, ed ha detto che, senza portare ovviamente le prove e ufficializzare la cosa, che si è trattato di 10 anni di mistificazioni sistematiche, di 10 anni di bugie e di menzogne dovute al circuito mediatico dei giornalisti sull'Ilaria Alpi. Praticamente ha detto che, se non è morta di raffreddore, poco ci manca, è stata una morte assolutamente casuale. Questo per dire che in guerra la prima vittima è sempre la verità, e a 11 anni di distanza questa verità è ancora in discussione, non solo non è accertata, ma è ancora messa in discussione. Ben venga dunque questa mostra, perché è un dovere non soltanto ricordare il sacrificio di questi giornalisti, ma è un dovere, secondo me, raccontare a chi non ha vissuto o conosciuto queste cose, non ha conosciuto il clima di scontro delle varie epoche in cui sono morti questi giornalisti, e quindi abbiamo, mi rivolgo ovviamente ai giovani, no, abbiamo il dovere di raccontargli come sono andate le cose, proprio per non perdere, per non cadere nella trappola della dimenticanza e non perdere la nostra identità. Quindi mi auguro che le scuole vengano numerose a visitare questa mostra. Grazie. Grazie. Il dottor Claudio Santini, esecutivo nazionale Ordine Giornalisti Emilia Romagna. Grazie. Fa bene al cuore fare una visita in questa galleria, soprattutto se si tiene presente che la massima aspirazione di alcuni giornalisti di questa nostra epoca è quella di frequentare i salotti buoni della televisione, esercitarsi nel wrestling giornalistico degli scontri apparenti, oppure ballare con le stelle o interpretare ruoli in fiction nelle quali si autointerpretano. Ebbene, mi sembra che sia importante pensare e dire che la categoria non è rappresentata solo da quei colleghi attualmente impegnati, ma anche da questi, perché Oscar Wilde ha detto che il giornalismo è un'ottima professione a condizione di uscirne.
Ebbene, questi giornalisti invece sono rimasti nella loro professione fino all'estremo sacrificio. Ci sono qui morti per mafia, morti per mano di mafia, della camorra, del terrorismo. Io mi vorrei soffermare su questi ultimi due, Piero Gobetti, o primi due, e Giovanni Amendola, per richiamare come durante il fascismo furono loro a difendere la libertà di stampa. Oggi la libertà di stampa non si scende, non si combatte dall'esilio, ma dall'esilio talora dorato del Parlamento europeo, oppure si affronta attraverso comici e cabarettisti o cantanti che difendono la libertà di stampa per audience e per cachet molto, molto consistenti. Ebbene, in questo quadro io ritengo che i giornalisti non debbono, perché non è assolutamente necessario, ambire a finire in una di queste mostre, ma almeno di non offendere la memoria di queste persone e soprattutto ai giornalisti di riacquistare il loro ruolo di difensori della libertà di stampa. Siamo giornalisti e difendiamo da soli la libertà di stampa, anche a costo del sacrificio. Grazie. Grazie. Nel ricordarvi che la mostra rimane aperta fino al 15 di dicembre, l'associazione Ilaria Alpi, Comunità Aperta, ringrazia tutti voi e abbiamo così preparato un aperitivo che ci è stato offerto dalla COP con i prodotti di Libera Terra. Grazie a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti che si dicevano poc'anzi. Grazie, grazie.